Cari amici di GRP, a tutti voi ben ritrovati ad un nuovo appuntamento in nostra compagnia, ancora una volta alla scoperta di questo mondo della cosmetica naturale, questo nostro viaggio a tappe, sempre in compagnia di Barbara Bertoli, la farmacista e cosmetologa che vedete al mio fianco. Barbara, ben ritrovata. Buongiorno. Allora, cosmetica naturale, ovvero? Ovvero cosmetica esente da additivi chimici, da coloranti, da conservanti, quindi una cosmetica che va al prodotto puro e semplice, come la natura ce lo offre. Tutti i prodotti che stiamo vedendo in queste puntate si possono trovare sul sito verdelime.it, che ha anche dei prodotti in esclusiva. Per esempio, quali sono i vostri prodotti più venduti? I prodotti più venduti e che si possono trovare solo su Verdelime sono ad esempio le argille con cui preparare le maschere per il viso o per il corpo o per i capelli. Sono argille brasiliane che vendiamo in esclusiva in Italia. Benissimo, quindi stiamo imparando a conoscere questo mondo e dopo aver visto come utilizzare questi oli, burri, argille, acque sul viso e sui capelli, adesso cerchiamo di imparare, grazie a Barbara, qualche ricetta, perché proprio di ricette si tratta. Stiamo parlando di ricette. Per prodotti da applicare sul corpo. Che cosa possiamo usare, Barbara? Sul corpo possiamo usare un olio o un burro per preparare una ricetta anticellulite o un burro da massaggio. Molto velocemente vi faccio vedere due prodotti che sono senza dubbio i punti forti dei nostri trattamenti. Il primo è l'olio del dattero del deserto. Ah, il dattero del deserto. Pensa che questo olio era l'olio dei faraoni. Era un olio talmente prezioso che soltanto i faraoni e gli alti funzionari nell'antico Egitto potevano permettersi di comprarlo, perché si chiama dattero, ma in realtà non è il dattero della palma, è una pianta che cresce nel Nord Africa e che dà questo olio molto prezioso, che è giallo come l'oro. Oh, fantastico, sì. Era l'olio dei faraoni per questo motivo. Per questo motivo, sì. Quindi che proprietà ha questo olio di dattero? L'olio di dattero è un olio estremamente nutriente, elasticizzante, ma con una texture veramente straordinaria, perché ha un tocco poco unto. Si assorbe molto velocemente, quindi è anche molto piacevole e molto veloce da utilizzare. Che poi un po' la paura che tutti abbiamo nell'utilizzo degli oli, ovvero che poi si crei una patina unta, che poi è impossibile da sciacquare, sì. E invece in questo caso si assorbe rapidamente. In questo caso già l'olio ha una caratteristica decisamente leggera, ma il segreto che tutti devono imparare ad utilizzare quando si vuole usare un prodotto puro come un olio, come un burro, è quello di massaggiarlo sulla pelle umida. Ah, ecco, perché l'acqua non respinge l'olio in realtà, ma aiuta ad assorbirlo. Aiuta ad assorbirlo e a lasciare sulla pelle una sensazione vellutata e assolutamente poco unta. Quindi anche, adesso stiamo parlando di prodotti per il corpo, ma anche nel caso di oli per i capelli, se i capelli sono bagnati, il prodotto attecchisce meglio. Sì, esattamente. Quindi ce lo ricorderemo. Quindi questo olio di dattero del deserto. Ad esempio, con l'olio del dattero del deserto possiamo creare un trattamento contro gli inestetismi della cellulite, uno dei trattamenti che sicuramente tutte noi donne almeno una volta abbiamo utilizzato. Sappiamo che la cellulite è uno stato infiammatorio legato anche a un accumulo adiposo, quindi è necessario ossigenare, drenare e riattivare la circolazione periferica del punto in cui si manifesta la cellulite. Quale cosa migliore del massaggio per poter fare tutto ciò? Utilizzando un olio della texture leggera e insieme una miscela di oli essenziali che hanno l'attività appunto di snellire e di riattivare la circolazione periferica. Ah, avete tantissimi oli essenziali, tra oli essenziali, burri, argille, avete una quantità di prodotti inimmaginabili. Come faccio io però a sapere quale olio o quale olio essenziale posso usare su di me?
Qualcuno me lo spiega, me lo spiegate voi? All'interno del sito ci sono delle ricette o delle video ricette allegate ad ogni singolo prodotto che aiutano a scegliere il prodotto migliore. Se anche questo però non basta, si può scrivere a info e ci sono io che rispondo e che quindi vi do dei consigli in diretta su quello che può essere il miglior prodotto da utilizzare. Certo, perché la farmacista e cosmetologa Barbara Bertoli, che ci sta accompagnando in questo viaggio, è proprio la voce amica del sito verdelime.it, che vedete in tutti i tutorial online, che risponde alle vostre mail, quindi qualunque problema, qualunque curiosità e consiglio si possono facilmente dissipare, anche perché siamo poco educati, Barbara, a conoscere le proprietà naturali intorno a noi. Noi siamo abituati da molti anni di utilizzo di prodotti cosmetici molto standardizzati e quindi siamo poco avvezzi a utilizzare un prodotto puro come può essere un olio o un burro. Quindi adesso che abbiamo, che olio essenziale scegliamo in questo caso? Drenante? Allora, in questo caso possiamo scegliere o una miscela snellente o una miscela drenante per eliminare gli eccessi di liquido. All'interno ci sono miscele di oli essenziali come il ginepro, la santoreggia, il limone, che agiscono sulla microcircolazione linfatica e circolatoria. In questo caso consiglieresti, quindi abbiamo detto, l'olio di dattero del deserto mischiato a qualche goccia di olio essenziale. Sì, in 100 ml di olio andremo ad aggiungere 30 gocce di miscela di oli essenziali, semplicemente andandoli ad aggiungere così. E in questo modo ho un nuovo prodotto ancora, un terzo prodotto ancora, che è specifico per l'utilizzo che io ne voglio fare, sì. Anche perché tutti questi burri, oli, argille che noi vi stiamo facendo vedere hanno milioni di usi diversi. Assolutamente, si possono, certo, mischiare tra di loro, combinare proprio come delle ricette. E quindi se hai usato 30 gocce di olio essenziale nel barattolino di olio di dattero del deserto, l'olio essenziale che mi resta posso averne altri 1000 usi, per esempio. Profumare. Sì, se ho utilizzato ad esempio un olio puro come la menta piperita o come l'eucalipto, perché l'eucalipto si pensa sia solo balsamico, in realtà ha un'azione stimolante sul sistema nervoso, posso utilizzarlo nella mia preparazione e insieme anche come profumatore per l'ambiente. I burri mi incuriosiscono molto, perché avete tutta una serie di burri che non sono burri come quelli che io personalmente magari trovo in commercio, in farmacia o nei supermercati, che sono in realtà delle creme abbastanza dense. Questo è proprio burro come quello da spalmare sulle fette biscottate al mattino. Certamente. Si chiama burro, dici addirittura tu? Addirittura il burro di karité in Africa viene utilizzato come burro alimentare in sostituzione del nostro burro. Questo non lo mangiamo però. No, questo non lo mangiamo. Il burro di kupuasu è in realtà... Kupuasu. Che cos'è il kupuasu? È una pianta amazzonica che assomiglia molto al cioccolato e difatti viene chiamato cioccolato bianco amazzonico, ma sicuramente quello che io preferisco è il burro di babassu, che è sempre una pianta amazzonica che produce un burro bianco dalla texture molto particolare, perché è a un punto di fusione molto vicino a quello della pelle, quindi appena viene toccato si fonde e diventa un olio. Ecco, proprio perché su Verdelime trovate i burri in queste scatolette di alluminio, di latta. Riciclabili ovviamente, certo. Tutto green, e il burro è in forma ovviamente solida, come di nuovo come quello che compriamo per spalmare sulle fette biscottate, però diversi tipi di burri hanno diversi gradi di fusione. E texture, quindi tocco sulla pelle molto diverso. Quindi questo appena, che abbiamo detto, quello di babassu. Il babassu, certo. Appena si sfiora, si scioglie immediatamente, vediamo che tu hai proprio fatto così, appena l'hai toccato, tac, diventa un olio. È subito oleoso. Può diventare un trattamento nutriente e rivitalizzante per il corpo. Il burro di babassu viene utilizzato tradizionalmente per nutrire e per proteggere l'epidermide.
e si può funzionalizzare, quindi si può aromatizzare con degli oli essenziali per crearne un po' quello che ci serve in questo, nel momento specifico. Certo, quindi certo. Se ho bisogno di più energia posso mettere una miscela ad esempio energizzante con la menta, oppure una miscela rilassante con la camomilla, la valeriana, per facilitare il sonno prima e per togliere lo stress. Barbara, grazie, è finito il tempo a nostra disposizione, è stato un piacere averti avuto qui con noi a GRP. Grazie per tutte le perle di saggezza che ci hai insegnato e per tutti i dubbi che ancora dovremmo avere, come abbiamo detto, ti verremo a trovare sul sito verdeline.it. Certo, vi aspetto. Va bene, allora grazie anche a voi, gentili telespettatori, per averci seguito in questo viaggio e ci vediamo presto. Arrivederci.